Il tema di oggi, voi sapete, almeno chi di voi mi segue più assiduamente, sa che io mi occupo di autoguarigione, oltre che di cucina. E quindi ogni tanto ci scappa che io faccia un video in cui la cucina in qualche modo è messa in relazione alle attività di autoguarigione. Non sto a dilungarmi sull'autoguarigione, se volete andate sull'altro mio canale, lì ne parlo in lungo e in largo. Io parto dal presupposto che se decidi di seguire questo video, di vederlo, è perché la cosa ti interessa. E se non ti interessa, taglia corto, non andare neppure avanti. Però sappiate una cosa, provocatoriamente, tutti i commenti in cui mi scriverete che sono un imbecille a credere a queste cose, li cancellerò senza neanche darvi risposta. Perché? Ognuno c'ha diritto di credere a quello che vuole. Quindi decidi adesso. Ti interessa l'autoguarigione e vuoi capire quali sono le relazioni della cucina? Vai avanti. Non ti interessa, pensi che siano tutte cazzate, così via, benissimo, ognuno è, spegni il video. Pausa d'effetto. Sei rimasto? Allora inizia. Vabbè, intanto potrei scrivere un libro, quindi non ho la pretesa di esaurire l'argomento con un video, per quanto possa essere lungo, poi non lo è neppure tanto. Ma quando cuciniamo ci sono molti aspetti che ovviamente sono legati alla qualità delle materie prime e io tralascio tutta quella parte. Perché? Perché se ne parla in lungo e in largo, ne parlano nutrizionisti, ne parlano alimentaristi, ne parlano anche dei cuochi, così, e non è il mio interesse aggiungermi a questa schiera. Invece il mio tema è più legato all'energia. Quando fai autoguarigione hai bisogno di energia, ti serve energia in quantità ed energia di qualità, non che ci sia energia buona ed energia cattiva, l'energia è tutta buona, ma ci sono tipi di energia più adatti ai processi guaritivi che non altri. Per fare un esempio, se voglio scaldare un piatto, è ovvio che l'energia termica è più indicata che non l'energia elettrica, tant'è che se voglio scaldare un piatto con l'energia elettrica devo trasformare l'energia elettrica in energia termica, perché la sola energia elettrica proiettata su un piatto prima di scaldare quel piatto passano 7 anni. Ok, va bene, quindi in questi termini parlo di energia di qualità rispetto ad energia che non è di qualità nell'ambito di quel piatto, di quel risultato che vogliamo ottenere. A noi serve conservare l'energia che le materie prime hanno per darla alla persona che mangia. Inoltre dobbiamo, se possibile, aggiungere energia per darla alla persona che mangia. Il tutto producendo un piatto che non porti la persona a un dispendio energetico troppo alto in relazione all'energia che gli resta. Diciamo così, ingrassa? No, non ingrassa, tranquilli. Cucinare con amore. Che vuol dire? Vuol dire che tu, mentre cucini, devi essere in uno stato amorevole. Traducilo come vuoi tu. Non essere incazzato, non essere stressato, non essere di fretta. Ci devi mettere piacere, attenzione, tempo. E mi fermo qui, ma potrei allungare la lista con altre 10.000 cose. Per esempio ci potresti mettere Ho'oponopono. Per esempio ci potresti mettere presenza. Chi conosce i temi, sa di cosa stiamo parlando, anche se normalmente si abitua a sentire questi termini in relazione ad altre cose, non alla cucina, ma valgono esattamente per la cucina come per tutto il resto. Quando fai attività di presenza a te stesso mentre stai cucinando, stai conservando energie e ne stai dando altro. La tua. Non ti preoccupare, ne hai a pacchi, non è che resti tu senza energie. Allora io riepilogo velocemente il concetto. Cucinato con amore.
Tu vuoi aiutare la persona che mangia, dagli il tuo amore trasferendolo al piatto. Dici, ma io quell'altro non lo amo, ma ami l'umanità. Se no, se tu sei uno che non ama l'umanità e cucini, i tuoi piatti di energia ne avranno ben poco. Per quanto tu sia bravo a cucinare, puoi essere da 3 stelle, ma cucini senza amore, quei piatti bene non faranno. Non in termini energetici, non in termini di guarigione. No conservanti. Sembra strano, eh? I conservanti riducono l'energia degli alimenti. D'altronde sono fatti apposta. Un conservante a cosa serve? A impedire la vita dei batteri. E se un conservante serve a impedire la vita dei batteri, è ovvio che scarica l'energia, no? Ottiene l'effetto positivo di conservare a lungo, ma purtroppo paga lo svantaggio dell'uccidere un po' la materia prima. Un pomodoro conservato e un pomodoro fresco non sono assolutamente la stessa cosa, e chiunque li abbia mangiati sa da sé qual è la differenza. Non te la sa spiegare, perché è difficile da spiegare, ma la differenza si percepisce come. Quindi tentate di evitare l'uso eccessivo di conservanti. Poi ci sono cose che per forza un conservante lo devono avere. Tentate di evitare. Meno conservanti usate, e quindi meno materie prime usate, conservate, è meglio. Pochi surgelati. Poi ci sono certe cose che sono da surgelarsi per forza. Però la surgelazione, ovviamente, non essendo un'ibernazione, perché se parlassimo dell'ibernazione sarebbe un conto, ma qui non parliamo di ibernazione. La surgelazione riduce l'energia. Un cibo surgelato e scongelato non ha la stessa energia che aveva da fresco. Poi per assurdo può essere migliore sotto altri aspetti. Per esempio la surgelazione ammazza le larve. Quindi se un cibo, un alimento, una materia prima aveva una larva, una volta che l'avete surgelato la larva c'è ancora ma è morta. Quindi la surgelazione non è da criminalizzare, ha un sacco di effetti positivi, però in termini energetici un po' di energia te la toglie. Te la toglie soprattutto il processo di scongelamento, quindi se proprio devi usare prodotti surgelati, sii bravo nello scongelarli, devi scongelare bene. Che ogni cibo si scongela in un certo modo preciso. Invece noi tendiamo a scongelare tutto allo stesso modo. Poi magari stai scongelando bene se pensiamo alla carne, stai scongelando male se pensiamo al pesce. Perché tu mi scongeli carne e pesce allo stesso modo. Invece non va bene. Non è così. E ci sono due tecniche veramente diverse. L'abbattitore. Se tu fai autoguarigione e ti interessa sul serio, l'abbattitore dovresti averlo. E se cucini per chi ha bisogno di guarire, devi avere l'abbattitore. Dici, scusami, perché l'abbattitore? Hai appena detto di non dare cibi surgelati. Ma infatti io intanto ho detto il minimo indispensabile, alcuni cibi devono essere surgelati, quindi l'abbattitore ti serve. Ma la cosa fondamentale è che un abbattitore, quelle cose che tu decidi di surgelare, ti dà il minor dispendio energetico possibile, confrontando soprattutto col congelatore di casa. Non c'è confronto tra un cibo congelato in casa col congelatore e un cibo congelato in casa con l'abbattitore. Cioè l'abbattitore è una macchina per la salute. Mi dispiace vedere case con 5 televisori e neanche un abbattitore. Io non dico di non comprare il televisore per comprare l'abbattitore, ma una volta che ti sei comprato 2 televisori, prima di comprare il terzo compra l'abbattitore, perché il terzo televisore ti fa solo male e l'abbattitore ti fa solo bene. Ma per entrare nel tecnico, la cosa che ci interessa è che tu fai un brodo e lo fai raffreddare. Come lo fai raffreddare? Tenendolo lì. E stai perdendo energia. Se tu lo abbatti velocemente, ne perdi meno. Perché tu l'energia la perdi comunque aspettando che si raffreddi. Ma meno tempo ci impieghi, meno ne perdi. Quindi l'abbattitore ha la funzione di accelerare il processo, il trattamento dei tuoi cibi dove tu abbia da raffreddare. Se non hai da raffreddare, fine del problema. Ma quando mai non c'è qualcosa da raffreddare in cucina? Una crema pasticcera
tenuta sul davanzale della finestra 4 ore per farla raffreddare. Non è come la crema pasticcera battuta. La crema pasticcera battuta è di gran lunga più buona, più consistente e soprattutto energeticamente migliore. Perché? La differenza è proprio la velocità del trattamento. E infatti siamo arrivati a questo punto. Se fai cucina per chi fa autoguarigione, sii veloce. Non veloce nel senso di fretta. Scegli trattamenti veloci. Se cucinare in padella a 250 gradi una certa cosa ti dà, per supponiamo 3 minuti, ti dà un risultato simile al cucinarla a 100 gradi per un quarto d'ora, scegli prima. Meglio una temperatura alta per un breve tempo che l'inverso, a meno che la temperatura non sia bassissima. Cioè non sto parlando delle basse temperature, cioè i famosi 60 gradi, quelli sconfiniamo in un campo completamente diverso. Cioè tanto meno tu mi lavori le tue materie prime per produrre il piatto, maggiore energia avrai, senza bruciare, e naturalmente sempre nell'ambito dell'ottenere il risultato che desideravi. Non ti sto dicendo di cucinare ad alta temperatura producendo un risultato che non era quello che volevi, ma se un certo risultato ti sta bene con cotture veloci è meglio, oppure veloci non ad alta temperatura perché non ti serve di cucinare tanto. In fondo, che un fagiolino sia servito cucinato 10 minuti o 20 minuti è una scelta tua e delle persone che mangiano, ma un fagiolino è di gran lunga più buono secondo me cucinato 7-8 minuti, perché in 7-8 minuti è ancora un pochino croccante, per me così dovrebbe essere, ma per i miei gusti, e se faccio autoguarigione. Un fagiolino lesso per 20 minuti in acqua non c'ha più niente, non c'ha più niente già come proprietà nutritive, e energia zero totale. Stai mangiando solo figo e basta. Materie prime di stagione. Cioè, se io mangio una mela nel tempo delle mele, non è come mangiare una mela conservata in una cella frigorifera, anche a temperatura positiva, 4 mesi dopo. Perché? Perché l'energia si disperde dal momento in cui hai staccato la mela dall'albero. Quindi ogni volta che tu mangi prodotti di stagione stai mangiando prodotti energeticamente più incisivi, l'apporto è maggiore. Siamo chef, no? Non siamo capaci di inventarci dei menù, dei piatti per una persona che seguiamo usando roba di stagione. Che chef siamo? Essere chef vuol dire anche questo. Se poi cucini, per esempio, come personal chef per conto di un privato che ti paga per fare quel lavoro e tu sei il suo chef personale, ma questo è la prima cosa che guardo. Se non sei tanto bravo a cucinare ma mi sai trattare le materie prime di stagione per farmi dei piatti da 6, sei già passato a 8, anche se non li cucini bene. Che se mi fai dei piatti buonissimi ma con materie prime sempre conservate per un anno, lo so che può sembrare strano, ti dirò bravo per il gusto, ma energeticamente non mi stai dando niente, non sei personal chef per me. Preferisco un personal chef che cucina non così bene, ma che mi usa prodotti di stagione. E poi finalmente chilometro zero. Oh, se c'è uno che non apprezza particolarmente il chilometro zero, ce l'avete davanti. Sono io. A me proprio del chilometro zero non me ne frega niente. Perché io voglio le cose a chilometro 50.000. Cioè, ascolta, ma chilometro zero cosa vuol dire? Che io non mi devo mangiare un pomodorino di Pachino perché abito a Milano? Chilometro zero cosa vuol dire? Che non mi devo mangiare un prosciutto San Daniele perché abito in Sicilia, o non devo prendere un jamon ibérico de Belota dalla Spagna perché abito in Italia, o se sono negli Stati Uniti non mi devo mangiare l'aceto balsamico di Modena? Qual è chilometro zero? Non lo voglio chilometro zero. E anche a parità di prodotto, cioè se un prodotto lo produco qui e lo stesso prodotto lo si produce in un'altra regione, se quello dell'altra regione è più buono, io voglio quello. Chilometro zero non frega niente. Ma c'è un ma. Nell'ambito dell'autoguarigione, a prescindere dalla qualità,
E a prescindere dall'ecosostenibilità planetaria, perché vi ricordo che ogni volta che spostate prodotti, state muovendo magazzini, state muovendo camion, state muovendo gomme, state muovendo petrolio, state muovendo, cioè le spedizioni, i trasporti, le conservazioni e così via, sono ovviamente un costo per il pianeta. Poi a me come chef può non fregarmene perché mi interessa il pomodorino buono, però in termini planetari è un costo. Ma in termini di guarigione, è ovvio che un pomodorino appena staccato da una pianta e mangiato non è come un pomodorino che ho dovuto staccare un mese prima dalla pianta, farlo maturare intanto che era sul camion, portarlo qui, tenerlo ancora 2 settimane e poi finalmente venderlo. Di gusto, se facciamo le cose fatte bene, potrà anche essere buono. L'energia è quella che è. Quindi, scegliendo prodotti, se possiamo farlo nell'ambito della qualità organolettica che desideriamo, scegliendo prodotti vicini, è ovvio che energeticamente abbiamo un apporto maggiore. Però una volta che ti vuoi mangiare il salmone e abiti a Lonigo, nel Gua, il fiume di Lonigo, il salmone non c'è. Quindi o decidi di mangiarti un altro pesce, o se vuoi il salmone, quello arriva dal nord. E non ci puoi fare nulla. E il salmone più buono che io mangiai in vita mia arrivava dall'Alaska, sì, ma come? Perché un mio carissimo amico, anima gemella, Cesarino Morellato, andò in Alaska, perché lui ogni tanto ci andava, a farsi un mese di pesca, pescò il salmone, lo affumicò lì sul posto, me lo portò e io lo mangiai, che era, tra virgolette, vecchio di pochi giorni. Credo in vita mia di non mangiare mai più un salmone così. E tutti i salmoni che io ho assaggiato dopo, a qualunque prezzo e così via, non hanno mai avuto, ma neanche lontanamente, la sensazione di qualità che ebbe questo salmone qua. Normale sia così, no? Oppure cambio pesce. All'unico mangerò un pesce che arriva più vicino. È più buono, magari no, in termini organolettici. Ti piace il salmone è insostituibile. E qualunque altro pesce mangi potrà anche essere buono, ma non è salmone. Se invece tu dicevi no, io volevo solo una certa qualità, vuoi che sia salmone o tonno, per me è uguale. Però è ovvio che parliamo sempre del compatibile nell'ambito delle scelte che ci abbiamo. Se scegli a chilometro zero, in termini energetici è meglio. In termini energetici è meglio. E se il signore a chilometro zero lavora come si deve, perché non è chilometro zero in sé, dipende poi sempre come si lavora. Che se tu mi hai innaffiato con un ruscello inquinato, di che chilometro zero parliamo? Buona guarigione.